Il migliore dei mondi, adesso andiamo a rilavorare per il Racing. Vittoria per 2-0 sulla Virtus Lanciano, grazie alle reti, il terzo minuto del primo tempo da parte di Colbi, il secondo tempo da parte di Colombo, e al 25esimo della ripresa di Rodriguez. I giallo-verdi conquistano così i primi tre punti del torneo e si piazza a 4 punti nella classifica del loro giro. Prima occasione da parte della Virtus Lanciano, che tenta questa sortita sulla parte destra del campo. Racing Club che risponde subito dopo, quando è il 14esimo minuto, tentando dopo queste due rimesse laterali di concludere a rete, ma senza successo. Ottimo, la conclusione del numero 7 del gennaio. Tre, un fuori gioco. Qualche istante dopo sarà ancora la Virtus Lanciano a sbagliare dopo questa rimessa laterale. Tenta il tiro, il numero 8, ma il portiere è pronto, e mentre il calcio va. 20esimo minuto e il Racing Club inizia a farsi vedere con più insistenza, soprattutto con il numero 1, Morale, che tenta il sinistro. Un fortuna. Ultima occasione della prima frazione, che arrivano al 29esimo, quando ancora il Racing Club a tentare la proiezione offensiva, e ancora Morale a scatenare il numero 9 della formazione giallo-verde, del Pius, dal portiere della Virtus Lanciano, ancora a terra. Racing Club che riesce a rendersi ancora pericoloso sul fine della prima frazione di gara, è il 32esimo, quando da questo lancio lungo arriva ancora alla conclusione il numero 9, Virus, ma ancora una volta portiere rossoneri a terra. Vantaggio dei giallo-verdi che arriva così al terzo minuto della ripresa. Calcio d'angolo, il colpo di testa di Colombo è perfetto per la finita e tempo 1-0. Racing Club che sui lati dell'entusiasmo si rende pericoloso ancora poco dopo. Ottima azione da sinistra a destra in stile rugbyistico. Il team numero 7 del gennaio viene ancora bloccato dal porto. Sulla seconda battuta arriva Cipriani, ma anche una volta la difesa dei comandi rossoneri riesce a salvare il posto di 2-0. 2-0 che non arriva neanche qualche istante dopo, quando è Cipriani a salvare, ma il portiere rossoneri si fa trovare. Tre occasioni nel giro di 30 secondi arrivano intorno al 20esimo. La prima con ancora il portiere rossonero protagonista, ottimo tra le palle, ne rilascia. Come si può vedere anche dalle immagini, arriva subito dopo un altro brivido per la difesa rossonera. La conclusione del numero 7 del Gennaro viene respinta, mentre l'altra conclusione finisce sull'esterno della Dimorale. Altro rilancio della difesa rossonera solo 15 secondi dopo, e ancora un nuovo brivido con i giallo-verdi, questa volta davvero vicino al secondo gol, e ancora Cipriani a tentare impresa rossa, il portiere rossonero 2-0 che arriva al 25esimo, il detto della ripresa, il Rodriguez pass a segnare con un ottimo diagonale dopo la sovrapposizione perfetta. L'ultimo vero emozione del match, che dopo 2 minuti termina qui.